patate. Questa è la proposta del gruppo verde del Social Cooking che ha vinto il contest finale proprio la settimana scorsa. Qui abbiamo Social Cooking, ma anche questo è tutto il gruppo verde. Quindi abbiamo una rappresentanza che va da Eliana, Cinzia, Clara e Lucia. E poi tutti gli altri. Chi sono gli altri? Me li ricordate i nomi? Chi me li ricorda? Allora, gli altri sono Davide, Irene, la Cristina, la figlia della Lucia, la Michela, Graziano perché e poi Irene. Perché c'era anche un uomo e c'erano anche dei fidanzati, mamma e figlia e questo. Partiamo subito con la ricetta perché questo gattò di patate è una ricetta prettamente napoletana che Clara in questa occasione ha detto la voglio presentare perché è un piatto veramente che si può anche trasportare durante le gite, ai picnic, queste cose. Gli ingredienti principali me li dici per favore? Sì, certamente. Allora, innanzitutto si parte con le patate che è l'ingrediente base. Che Eliana già davanti, già sbucciate e lessate. Guarda, allora lasciale pure lì che arriva la telecamera, tranquillo. Eccole qua, poi. Perfetto, poi c'è il prosciutto cotto che Cinzia davanti, là mettilo sul tagliere così intanto si può cominciare a tagliare, vai. Poi servono latticini, in questo caso abbiamo una scamorza e una mozzarella che appunto mi appresto a tagliare. Mentre invece per finire Per finire ci sono le uova, un po' di burro, un po' di parmigiano e naturalmente sale, pepe e se piace anche un po' di noce moscata che eventualmente è un ingrediente che si può aggiungere. Perché fa la differenza, insomma, a volte è facoltativo perché a Napoli la noce moscata la usate ma meno di noi toscani, quindi ecco, quella punta ci vuole. Mi sono dimenticata di presentare anche il nostro Simone Lunetti perché effettivamente anche tu fai parte del Social Cooking perché ci aiuti anche nelle varie preparazioni, no? Sì, giusto? Sì, giusto. Perché mi dimentico sempre degli ingredienti principali, in questo caso è il nostro Simone Lunetti. La scelta di questa ricetta, Simone, è stata... È nata da loro, tutto nasce da loro principalmente, perché è l'idea del social cooking che facciamo. Assolutamente. Allora, chi me lo ricorda? Allora, voglio andare dalla nostra Lucia. Lucia, avete vinto il contest finale contro la squadra rossa, perché eravate due corsi in contemporanea, quello verde quello rosso, certo. E voi avete vinto con due piatti, perché i piatti sono un primo e un secondo. Come si chiamava il primo di pasta? Allora, il primo erano le lasagnette agli asparagi con fonduta di taleggio, mentre il dolce erano delle praline di cioccolato molto gustose. E anche presentate bene, ma ecco, durante il social cooking le lezioni, le ricette vengono proposte, cucinate voi, però vengono... diciamo proposte da noi e realizzate, mentre invece nel contest finale, come ci ha appunto ricordato il nostro Simone Lunetti, la differenza è sostanziale perché sono loro che scelgono quello che devono fare e sono loro che si ritrovano a casa. Ecco, in questo, Eliana, raccontami un po', cioè come vi siete organizzate per realizzare poi le ricette finali? Beh, strategicamente ci siamo divisi in due gruppi a nostra volta, ci siamo trovati ad allenarci e creare proprio come una vera gara, una vera sfida vissuta sempre con molta armonia e divertimento. E la parte più divertente ovviamente è stata l'assaggio delle ricette nelle varie case. Quindi siamo... buona, che schifo che sta per avere, anche quello succede. Quindi insomma sì, ci siamo ritrovati nelle varie case e poi il giorno della sfida eravamo preparatissimi e gasati. Sì. Eliana, tu non sei di Arezzo, da dove arrivi? No, io arrivo dalla Calabria. E ho la mamma sarda, ho conosciuto anche qualche ricetta aretina, napoletana, quindi insomma anche col social cooking è stato veramente un mix. Ma tu sapevi cucinare? Ora non mi ricordo, oppure? Sapevo cucinare, però ho imparato qualche trucchetto grazie a te, Shadi. E poi nella vita cosa fai? Tu lavori? Lavoro per Oxfam Italia, che è una organizzazione internazionale, facciamo progetti di lotta alla povertà e chiaramente l'alimentazione, il cibo, la distribuzione delle risorse è parte importante. Quindi anche saper cucinare anche riciclando gli ingredienti che uno ha in casa è fondamentale. Sì. Mentre qui invece abbiamo la nostra Cinzia, mamma di un ragazzo che frequenta la scuola alberghiera. Alberghiere le Capezzine, sì, ecco. È al terzo anno. Quindi tu ti sei venuto e hai detto meglio che vada da me imparare, no? Sì, perché saprai cucinare. Sì, sì, perché sta criticando abbastanza, quindi ti riprende in vari piccoli dettagli, nella preparazione, nella presentazione, quindi è bene che anch'io mi adegui. Ecco, lì vedete anche Shadia Sbun che voglio ammettere. Sì. In questo caso non è venuto perché non ci saremmo entrati dentro, sto provando la pacco, dentro tutto nel vostro teleschermo, Shadia non sarebbe entrato, no, aveva impegni. Quindi ecco, e tu nella vita cosa fai, Cinzia? Lavoro in compagnia di
assicurazione. Ecco, sono quindi vedete tante realtà diverse, sì, che poi si ritrovano insieme e fanno tra virgolette la differenza, perché è anche un arricchimento di notizie. Ora te mi dici cosa, come nasce la ricetta, però certo. Allora, la nostra Lucia, te avevi anche la figlia sì, in questo momento a scuola, mi immaginavo, giustamente, sì. Ecco, voi il fatto di frequentarla insieme? Perché siamo due amanti della cucina, ci piace cucinare. Ma poi anche l'altra figlia. Ci piace lavorare insieme. Sì, l'altra un po' meno, però ci prova con i dolci. Lei gli piace molto i dolci, sì. Siamo una famiglia che ci piace cucinare, cose buone, genuine, non cose preparate. Tu nella vita invece fai? Io lavoro in reparto di psichiatria nel Valdarno, all'ospedale della Gruccia, e sono un operatore... Certo, e quindi voglio anche cucinare ti rilassa in certi momenti, certo, della giornata. Aiuta molto, vedi, poi si vede. Insomma. No, non si vede, stai benissimo, stai benissimo. Allora, ho detto che il gattò di patate è una ricetta prettamente napoletana. Gattò, no? Sì. Abbiamo detto gli ingredienti, come nasce questa ricetta? Dimmelo. Sì, allora, la storia della ricetta è... Guarda là, tranquilla. È abbastanza semplice. Il nome già gattò nasce proprio dalla parola francese gâteau, perché chiaramente la parola che in francese vuol dire dolce, e il gâteau quindi nasce come qualcosa di dolce fatto essenzialmente con le patate, questi ingredienti sono stati aggiunti successivamente, perché in effetti il gâteau inizialmente veniva composto con le patate e con il miele, e poi praticamente dopo che era già diventato famoso come dolce, fu utilizzato nella cucina napoletana come uno sformato salato in cui si poteva utilizzare tutto ciò che rimaneva, quindi nasce appunto come un piatto povero, un piatto di recupero, no? Esatto, di recupero. Un piatto di recupero dove si usa appunto tutto ciò che rimane, non so, degli insaccati, che può essere il prosciutto cotto come si è fatto noi, ma anche il salame o la mortadella. Ecco, diciamo che come da noi facciamo dei piatti, no? Che vengono messi i cosiddetti pasticci, queste cose, perché anche i pasticci a Napoli se ne fanno, certamente, nel senso, a livello di culinario. Certo. Nascono tutti come piatti di recupero. Certo. Ecco, ma perché ti sei fossilizzata su questo? Perché poi la tua mamma è una brava cuoca, è vero? Sì, sì. No, beh, perché è un piatto relativamente semplice, perché è veloce, si prepara in pochi minuti e poi si mette direttamente nel forno, perché si può portare, si mangia freddo, quindi si può anche preparare il giorno prima per il giorno dopo, perché si può portare con sé durante una scampagnata, un devo picnic. Dire cara che vi si mette che la professoressa italiano e di greco non ti fermeresti, ma l'ho presa in giro tutto il corso, ma lo sai che non era un prendere in giro da invidia, perché già voglio dire professoressa di greco e latino non è mica babà micio. Allora ricapitoliamo tutti questi ingredienti che abbiamo menzionato e che ognuno di voi ha tagliato, vengono mescolati nel finale, esatto, vengono amalgamati e mescolati tutti insieme, e poi viene cosparsa la teglia di pan grattato prima di metterla nel forno, una teglia imburrata naturalmente, e poi sopra al composto si mette un altro strato di pan grattato proprio per completare l'opera, e poi si mette nel forno per 20 minuti a 180 gradi. Sì. Allora, risultato, vedete che dalle mani della nostra Lucia si sta finendo la ricetta, si mette in forno a 180 gradi per 20 minuti, una mezz'oretta, insomma, voglio dire, poi... Basta che sia un po' cotto dentro e un po' gratinato. Perché le patate sono già cotte, i formaggi si devono un po' fondere, il prosciutto cotto è già cotto, quindi voglio dire 20 minuti, 25, va bene. Mi fai vedere, signor Lunetti, per cortesia, che chef, il risultato lo metti anche nel piatto, così lo mettiamo là, lo impiattiamo, perché si può fare anche a fette, così come noi tagliamo... La nostra pasta. Però è anche carino appunto impiattarlo in modo simpatico, si possono fare anche delle monoporzioni come sta facendo proprio Simone, da utilizzare come antipasto per esempio, piuttosto che come piatto unico, e si può accompagnare insomma anche con... Chi l'ha fatto? La Cinzia. Hai imparato Cinzia? Beh, bello questo. Te comunque parti troppo bene, perché sei venuta a scuola di cucina, ma c'hai anche il figlio, e di conseguenza anche questo. Sono un po' avvantaggiata. Riempiamo i nostri meandri, se no la usciamo fuori dalla telecamera, ve lo dico, perché... Quindi quello l'hai fatta tu. Un filino d'olio. Un filino d'olio.
Sì, con la buccia del pomodoro. E questo è il gattò di patate che ha voluto presentarvi il gruppo Verde, che però in questo caso giustamente un po' decimato perché non tutti erano liberi. E non tutti si poteva entrare. E non tutti si poteva entrare, anche Sciadi. Quindi anche ringrazio Sciadi, la nostra Eliana, che volutamente si è messa la maglietta verde. L'ho notato. Un omaggio alla squadra alla fine. Ecco, Cinzia, grazie anche a te. E quindi un in bocca al lupo anche per il figlio. Speriamo che vada bene anche quest'anno. Ecco, perché cioè, ci tiene che diventi cuoco. La nostra Clara, professoressa, sì, tutti promossi? Beh, ora speriamo, vediamo, insomma, non lo so. Comunque, ti vedranno i tuoi allievi, anche i tuoi splendidi bambini, che ha due splendidi bambini. Saluto tutti i miei alunni. Ecco, brava, quello è importante, Lucia. Un saluto a tutti. Anche a casa, perché poi la figlia non è venuta e ti vedrà, quindi... Soprattutto a Cristina, che non è venuta, sperando che non critichi tanto. Che non critichi, tanto, perché è una perfezionista numero uno la figlia, sì, è sì, vero, sì, molto sì, perfezionista. Allora, grazie a tutti, grazie a Simone Lunetti, a anche a Shadia Sbun, che fa parte appunto del social, sì, cooking, qui lo vediamo in una foto. Questo è tutto il gruppo Verde, che proprio la settimana scorsa ha vinto contro il gruppo Rosso, però non era una... hanno vinto tutti. Io dico sempre che è un modo per divertimento, per imparare a cucinare, ma anche insieme, socializzare. Grazie ragazzi, grazie Simone. Grazie a te.